Oggi le nuvole ci regalano un bellissimo spettacolo di luce e ombre. Siamo a Dharma di Taggia per scoprire il luogo che ha dato il nome alla città, il santuario della Madonna dell'Arma. In ligure Arma significa grotta ed è proprio questa grotta, poi trasformata in chiesa, che ha dato il nome alla città. L'Arma si trova a ponente del centro urbano, alla base della collina dei Castelletti, sotto una poderosa torre antibarbaresca, a pochi metri sul livello del mare. Anticamente la grotta era un fondale marino, come testimoniano alcuni resti sulle pareti. A questo proposito Giacomo, uno dei custodi della chiesa, ha un simpatico episodio da raccontare ai visitatori. Nella grotta sono stati ritrovati molti reperti, ora esposti al Museo Civico di Sanremo, che dimostrano come al suo interno vi fu la presenza di animali preistorici e dell'uomo di Neanderthal. Probabilmente la grotta era un luogo di culto già in epoca precristiana, ma compare per la prima volta come chiesa in un documento del 6 marzo 1153. Nei secoli è stata poi modificata sino a raggiungere l'aspetto attuale. Le statue sull'altare maggiore dello scultore genovese Oberto Casella sono del 1609, mentre quelle sugli altari laterali risalgono al XVIII secolo. Il pavimento, in marmo ardesia, è del 1624. Sul tabernacolo c'è un'interessante raffigurazione. Questa immagine rappresenta un pellicano con due piccoli. Una simbologia nata da un'errata interpretazione, dovuta al fatto che il pellicano, quando nutre i piccoli, curva il becco verso il petto, prima di imbeccarli con i pesci che trasporta nella sacca. Anticamente si pensava che con questo gesto li nutrisse con il suo corpo. Per questa ragione, già in epoca remota, il pellicano divenne un simbolo eucaristico. Tanti sono gli episodi legati a questo luogo, come il 14 febbraio 1814, quando la chiesa fu visitata da Papa Pio VII, di ritorno dall'esilio napoleonico di Fontainebleau. Il pontefice vi celebrò il Santo Ufficio, concedendo all'altare maggiore speciali privilegi, come riportato sulla lapide che si trova all'ingresso del santuario. Invece, il 6 dicembre 1868 avvenne un fatto drammatico. Antonio Campanella, un garibaldino siciliano che fece parte della spedizione dei Mille, stremato dai dolori di una terribile ferita in suppurazione, si suicidò con un colpo di pistola proprio sul sagrato della chiesa. Oggi davanti alla chiesa c'è la passeggiata a mare. E lei, con la sua presenza discreta, rischia di passare inosservata. Se vi trovate nella riviera ligure di Ponente, non perdete l'occasione per fare una visita a questa singolare chiesa rupestre. Il luogo è gestito dai volontari dell'associazione Gente Comune e la visita è gratuita, ma con una piccola offerta contribuirete anche voi alla manutenzione della chiesa. Abbinando la visita del santuario a quella del Museo Civico di Sanremo, avrete l'opportunità di visionare i reperti trovati nella grotta.